Benvenuti alla seconda puntata di Serie B Mon Amour, il rotocalco settimanale dedicato alla Serie B Girone C espressamente per le sette squadre della regione Emilia-Romagna. Termina il girone d'andata, termina senza Firenze, che è stato escluso, quindi il girone passa da 16 a 15 squadre, una retrocessione in meno e ovviamente con la fine del girone d'andata ci sono anche gli incroci per le final di Coppa Italia, che saranno una Final Four l'11 e il 12 marzo in sede da definire, ma che avranno entro la fine del mese di gennaio i quarti di finale, dove avremo una nostra formazione, i Blacks di Faenza, che saranno impegnati nella lunghissima trasferta a Ruvo di Puglia. Gli altri incroci sono Vigevano, San Vendemiano, Orzi Nuovi, Libertas, Livorno, ricordiamo a Livorno ci sono due squadre in Serie B, e Rieti, Luis Roma, quindi un po' sorpresa la Luis, non credevo che quest'anno potesse fare una stagione così da protagonista, ma è il momento del nostro punto per raccontare cosa è successo nel weekend. Il weekend del campionato di Serie B era la quindicesima giornata. Prevedeva un derby ed era un derby molto importante in chiave, perché no, anche quarto posto tra Beccheri Piacenza e la Virtus Imola. Ha vinto la formazione di casa per 70-62 con 26 punti di Berra. È stata sicuramente una partita molto equilibrata, che però ha visto Piacenza quasi sempre col controllo del match, e quindi bisogna fare i complimenti alla formazione di Del Re, che sembrava un po' appannata nelle ultime settimane. Piacenza, quindi, che chiude il girone d'andata con lo stesso record di Imola di 8 vinte e 6 perse. Per quanto riguarda l'Andrea Costa, vittoria, l'altra squadra di Imola su Empoli, era una gara che assolutamente non poteva fallire e non ha fallito. Faenza batte Ancona, tra poco avremo ospite Gigi Garelli e i Blacks si confermano seconda forza del campionato. Ozzano fa un bellissimo colpo, vince a Jesi come aveva vinto l'anno scorso e vince in rimonta, proprio come era capitato l'anno scorso. Il dato importante: i 5 giocatori doppia cifra con 19 punti di Lasagni. Per quanto riguarda Fiorenzuola, beh, poteva essere una partita molto facile, quella sulla carta, ovviamente, contro Matelica, praticamente l'ultima o la penultima in classifica, ma non è stato così, perché Matelica ha tenuto botta per buona parte del match. Non è stata assolutamente una passeggiata, anche se il risultato finale sembra dire esattamente il contrario. Perdono invece i Tigers a Romagna, giocavano contro la Real Sebastiani Rieti 45-75, un punteggio molto pesante, però insomma, voglio dire, non sono queste le partite che la squadra di Augusto Conti deve vincere se pensa ancora di raggiungere il quart'ultimo posto in classifica. Oggi San Miniato 10, lo ricordiamo, Tigers Empoli 4, Matelica 2, per quanto riguarda le zone proprio calde, calde, calde. La prossimo fine settimana ci saranno degli anticipi di sabato e un posticipo al lunedì. Sabato gioca a Rieti con Fiorenzuola e Empoli contro Fabriano. Una gara che non riguarda le nostre squadre. Chiaro che Fiorenzuola Rieti proverà, immagino, a fare il colpaccio, ma non credo sarà facile. Per quanto riguarda i match della domenica, a Cerve, i Tigers contro Ancona, ecco, chiaro che se uno si vuole salvare, deve provare a battere tutte le squadre, diciamo, di livello alto, magari non quelle altissimo, ma Ancona è una squadra forte, ci deve provare la formazione romagnola. Matelica San Miniato, sempre domenica alle 18. Jesi Virtus Imola, la Jesi perderà due gare in casa consecutive, bella domanda. Senigallia Piacenza, altra gara da tripla. L'Andrea Costa invece deve riposare, perché avrebbe dovuto giocare contro Firenze, ma a Firenze ovviamente non c'è più. E poi dicevamo il posticipo di lunedì sera alle 20:30 al Pala Cattani tra Faenza e Ozzano. Sarà un derby molto bello, con ovviamente la formazione manfreda chiaramente favorita. Siamo pronti quindi per le nostre rubriche.
L'ospite di Bologna Docet è Federico Grandi, allenatore dell'Andrea Costa Imola, e quindi gli diamo il benvenuto. Buongiorno Fede. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Allora, Andrea Costa Imola, 12 punti. Ricordiamo ovviamente che non essendoci più Firenze, il record è quindi 6-8, questo perché sarà un girone con un ritorno dove ogni settimana una squadra sarà obbligata a riposare. È ovvio che mi verrebbe da dire il giudizio di questo girone d'andata non può essere estremamente positivo, però te lo chiedo a te. Ma guarda, il giudizio sul girone d'andata, sicuramente il nostro record 6-8 non è un record strabiliante, potevamo sicuramente fare meglio, abbiamo pagato il momento verso metà del girone d'andata, dove abbiamo perso tre partite consecutive, due al supplementare e una a Piacenza, dopo essere stati avanti per 40 minuti con un tiro da 3 punti l'ultimo secondo. Ovviamente questi punti, queste 3 sconfitte punto a punto pesano nell'arco di un girone d'andata. Non è neanche un record così tragico e così negativo come magari qualcuno vuole sottolineare. Siamo in linea con quelli che sono i nostri obiettivi. Abbiamo 8 punti di vantaggio sulla tredicesima, e quindi diciamo un bel margine per poter arrivare tra le prime 12, e sappiamo tutti che dalla quinta alla dodicesima poi si giocherà tutto in uno spareggio al meglio delle 5 gare, quindi mai come quest'anno sarà molto importante costruire un'identità forte e chiara e portarla nel turno di spareggio dove ci si gioca più o meno tutto. Ora, il campionato senza Firenze ovviamente sembra completamente in mano a Rieti, sembra veramente una squadra di un altro livello rispetto alle altre. Poi arrivare però nelle prime quattro conta, quindi in questo momento la classifica dice Faenza, Fabriano, Fiorenzuola. Allora, forse Faenza e Fabriano sono un pochino meglio e per il quarto posto è bagarre totale, perché per esempio non posso credere che Ancona non lotti per questo quarto posto, per esempio, tra le società che mi vengono in mente. Ma guarda, come hai sottolineato tu, Rieti sembra essere un gradino sopra tutte le altre, ma non penso che sia tanto superiore a Faenza. È ovvio che ad oggi Rieti ha perso il suo giocatore più importante che è Spanghero, bisognerà vedere come riuscirà a sostituirlo. Al momento hanno inserito Busciati, che comunque è un giocatore di assoluto livello per la categoria, ma non è quel playmaker di cui probabilmente hanno bisogno. Ad oggi vedo Rieti e Faenza, se Rieti dovesse rimanere così, anche se dubito che rimarrà così, però le vedo sulla stessa linea. Faenza è una squadra fisica, una squadra profonda, con tanto talento ed esperienza, e penso che se la possa giocare per il primo posto con Rieti. Fabriano sta facendo secondo me un grande campionato. È vero che hanno una squadra di talento, di esperienza, Stanic, Cent'anni, Verri, però sicuramente il fatto che sia un gradino sopra tutte le altre dimostra il fatto che stanno disputando davvero un ottimo campionato. È una squadra non troppo profonda, anche loro bisognerà vedere come interverranno sul mercato, perché sicuramente con un giocatore in più in rotazione è una squadra che arriva sicuramente nelle prime quattro. Se rimangono così, possono rischiare qualcosa, anche perché dietro ci sono tante squadre agguerrite, Fiorenzuola su tutte, ma come hai citato te anche Ancona, la stessa Iesi è una squadra che ha talento, Piacenza ha inserito due giocatori importantissimi come Venuto e Passoni, e mi aspetto un grande girone di ritorno da loro. C'è Ozzano che anche ieri ha vinto a Iesi ed è una squadra in grande forma. Ed è una squadra che anch'essa può ambire al quarto posto. C'è la Virtus Imola che sta disputando un grande campionato, quindi ci sono tante outsider. Quindi Fabriano deve fare un ottimo girone di ritorno per rimanere nelle prime quattro. Senza Firenze si apre un bello spiraglio per ottenere il quarto posto, che cambia onestamente tantissimo. Tu hai tanti anni che stai allenando in questo campionato di Serie B,
questa stagione, che livello hai visto e se hai visto qualche giovane di grande prospettiva, inteso come se non Serie A, almeno a due? Guarda, è il quarto anno, il quinto anno che faccio questo campionato. Ogni anno siamo in un girone molto tosto, perché l'Emilia Romagna, essendo una posizione centrale, insomma, che sia con le Lombarde o che sia con le Marchigiane, comunque ha sempre un livello del girone molto alto. Quest'anno ha maggior ragione, quest'anno c'è un livello medio, secondo me, più alto. L'anno scorso probabilmente nella fascia alta c'erano qualche squadra in più, perché c'era Rimini, c'era Roseto, le due Rieti, e sapevi che contro quelle squadre lì facevi fatica a vincere, ma bene o male con le altre te la potevi giocare. Quest'anno magari tra le top c'è solo Rieti o Faenza, e con le altre, però nelle altre c'è un livello medio molto alto. Per quanto riguarda i giovani, ce ne sono tanti. È un campionato che comunque rimane un campionato centrale per il lancio di giovani talenti. Ma ad esempio Rieti ha Ceparano, che è sicuramente uno dei migliori giovani di categoria, e ha fisico e qualità per giocare anche ai piani superiori. Altri giovani, mi viene in mente Jacquet, playmaker di Fiorenzuola, molto molto bravo, molto futuribile. Anche lui, secondo me, è un giocatore che deve ambire a palcoscenici superiori. Rimanendo nella nostra zona, mi sta impressionando molto Felici, molto bravi a Ozzano, il coach, lo perfide Pizzi, a dargli fiducia, un giocatore molto interessante, che ha anche mano per aprire il campo, ha un fisico importante e, essendo un lungo, sai meglio di me che in quel ruolo lì un giocatore del genere può fare davvero la differenza. E quindi sicuramente, rimanendo in zona, lui è quello che mi ha impressionato di più. Il futuro, la prossima stagione, le prossime stagioni, questo taglio, no, della B in B in interregionale, mi hanno comunicato che non si potrà chiamare B2, quindi per il momento il nome è interregionale, poi se cambierà lo vedremo, ma al momento è questo. Sarà come la vecchia però B1, B2, col fatto che però magari in Serie B nel futuro potrai avere uno straniero, cosa che magari ai tempi non si poteva. Sei d'accordo, non sei d'accordo? Cosa ne pensi? Guarda, da un lato penso che nella Serie B di oggi ci sia un gap troppo elevato tra le prime squadre, tra quelle che puntano a salire, e le ultime, quelle che invece provano a salvarsi. Un gap a livello di budget importantissimo, ma proprio anche di struttura societaria, di impianti. E quindi onestamente sono d'accordo sul fatto che si debba dividere questo campionato e dare la possibilità alle società più ambiziose, che hanno strutture e organici societari importanti, di fare un campionato più ad alto livello. Detto questo, è ovvio che un anno di transizione come questo è un anno che pesa tanto per le società, perché comunque 8 retrocessioni sono davvero tante, e magari tra quelle 8 che retrocedono, in mezzo ci si troveranno anche società che hanno un buon potenziale per poter fare questa B d'eccellenza. Quindi è molto drastica la formula, però penso che sia un passaggio giusto, nel senso che sia una cosa da fare, ecco, proprio per colmare questo gap che c'è tra le società di alta classifica e quelle invece che puntano a salvarsi, o comunque hanno strutture non dello stesso livello. Ecco. Federico, io ti saluto chiedendoti di Imola, cioè il ritorno del derby è una cosa che fa bene alla città del Santerno? Cioè si sta annusando basket più rispetto al passato? Io sono sempre dell'idea che i derby aiutano a stimolare prima di tutto le due società nel fare meglio. In Serie B abbiamo tanti esempi sotto questo aspetto qua, ad esempio le due Montecatini che stanno facendo una battaglia pazzesca
pazzesca sul mercato, e a un colpo dell'una risponde a un colpo dell'altra, e perché appunto c'è questa rivalità che stimola le due Livorno, idem. E anche a Imola penso che sia una cosa positiva, il fatto di avere due squadre è un motivo di stimolo per tutti, per provare a fare meglio, e quindi insomma ben venga. Poi è ovvio che vivendo da allenatore dell'Andrea Costa, sai, sono 35 anni che l'Andrea Costa è davanti alla Virtus, e allora quest'anno loro stanno facendo un campionato davvero di altissimo livello, bisogna fargli i complimenti perché stanno facendo una stagione super, e quindi questo fatto che magari loro sono davanti a noi non aiuta a mantenere la serenità nell'ambiente, però penso che sia un bello stimolo, e penso che alla fine questa cosa qua ci possa aiutare anche a noi per riuscire a mettere in campo qualcosa in più e finire la stagione al meglio. Io ti ringrazio Federico, in bocca al lupo, e ci sentiremo magari nei prossimi mesi. Grazie Simone, in bocca al lupo, grazie. L'ospite di From West to East è l'allenatore dei Blacks di Faenza, Gigi Garelli. Benvenuto Gigi. Grazie, grazie a voi. Faenza seconda in classifica, Faenza che sta facendo una stagione super, come poi aveva terminato in fondo anche la stagione scorsa. Gigi, manca Firenze, per i Blacks è un vantaggio o uno svantaggio? Ma allora, se vogliamo guardarla da un punto di vista prettamente egoistico, uno svantaggio perché siamo tra i pochi che avevano vinto contro di loro, quindi abbiamo perso due punti in classifica, che tra l'altro in una partita molto bella che avevamo giocato contro di loro, quando loro erano ancora al completo ed erano ancora convinti che le cose potessero poi andare avanti e funzionare. Alla lunga distanza, visto che era una squadra forte, sicuramente è una squadra in meno che può ambire a uno dei quattro posti, insomma, che daranno diritto subito alla via d'eccellenza per il prossimo anno, quindi alla lunga può essere sicuramente un vantaggio. Vista d'ora non lo è affatto, perché quei due punti in classifica facevano molto comodo. Sei soddisfatto della stagione fino a questo momento della tua squadra? E ti chiedo, questa lunghissima trasferta a Ruvo nei quarti di finale, come verrà vissuta? Perché potrebbe essere anche un intralcio da un certo punto di vista, ma anche una grande possibilità dall'altra. Allora, parto dall'ultima parte della tua domanda, sicuramente sono vere entrambe le cose, cioè è chiaro che è una partita secca che potrebbe darti l'accesso alle Final Four di Coppa Italia, che è sempre ovviamente un bel traguardo da raggiungere, perché comunque è una manifestazione che in due giorni ti mette in vetrina ed è comunque uno degli trofei stagionali. Dall'altra, credo che questa formula dove si incrociano i gironi durante la settimana in una partita secca, onestamente, sia alquanto rivedibile. Se si volevano fare degli spareggi tra le prime e le seconde, per poter poi dare la possibilità anche alle seconde del girone di poter andare alle Final Four, si poteva rimanere nell'ambito dello stesso girone. E una trasferta a Rieti non è come una trasferta a Ruvo, però ormai questo è, quindi quando si deciderà che andremo, perché dobbiamo ancora capire esattamente quando andremo, perché in teoria dovremmo andare il prossimo mercoledì, ma giocando poi il 23, lunedì 23 contro Zano, è un po' difficile pensare poi il mercoledì 25 essere a Ruvo. La prima parte della tua domanda, sì, diciamo che siamo in questo momento abbastanza soddisfatti, a parte appunto quello che ti dicevo prima dei due punti contro Firenze. Diciamo che se c'è un rammarico per una delle tre sconfitte è quello della sconfitta a San Miniato, perché onestamente ce la siamo un po' cercata, abbiamo dominato la partita nel primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo così un po' giocherellato, non siamo stati attenti, abbiamo fatto alcune ingenuità,
più che altro di disattenzione, siamo arrivati poi all'ultimo minuto e abbiamo preso un tiro che ci ha costato la partita, mentre quella con Virtus Imola loro hanno giocato benissimo e hanno meritato di vincere, e con Rieti siamo arrivati all'ultimissimo tiro, anzi all'ultimo tap-in che hanno fatto loro, e devo dire che insomma è una sconfitta che brucia per il modo in cui è maturata, però che tutto sommato insomma con Rieti ci sta di arrivare all'ultimo tiro, quindi il rammarico per ora è San Miniato. Permettimi, Gigi, ci conosciamo da tanti anni, da vecchio lupo di mare, cosa ti aspetti dalla prossima stagione? Cioè, cosa sarà secondo te come idea la nuova Serie B e questo nuovo campionato ex B2, perché come idea ci assomiglierà molto, ma che non si potrà chiamare B2 ma interregionale? Cosa ti aspetti? No, mi aspetto un ritorno alle origini, perché proprio perché, come hai detto tu, sono un vecchio lupo di mare che ormai da tanti anni calca i parquet di tutta Italia, e mi aspetto un ritorno alla vecchia B d'eccellenza, no? Quindi ad una B diciamo più qualitativa, e un campionato interregionale che poi si chiami B2. Dopo le qualifiche del campionato, come viene chiamato, ha poca importanza, no? Però mi aspetto un ritorno a una B d'eccellenza un po' più selettiva, dove magari ci sono squadre che fanno una pallacanestro professionale e professionistica sostanzialmente, visto che poi è in ballo anche la nuova legge dello sport, no? Che si spera a luglio possa andare in vigore, e si potrà parlare finalmente del fatto che siamo dei lavoratori dello sport e non dei precari. Faenza è pronta per la Serie B e come sta rispondendo una piazza storica che però ha vissuto i suoi massimi splendori con la femminile e sta ancora vivendo la Serie A con la femminile? Il basket al maschile è sempre stato ad ottimo livello, ma sempre di rincorsa. Ecco, è pronta per la Serie B eventualmente, e come sta la piazza? Ecco, l'umore della piazza e anche i discorsi economici, perché chiaramente la Serie B comincerà a essere eventualmente un campionato ancora più dispersivo economicamente rispetto alla B di adesso. Ma guarda, io questa è una domanda che andrebbe ovviamente girata alle cariche dirigenziali. Io per quello che ti posso dire è che per la mia esperienza, che praticamente è di un anno, perché io sono subentrato l'anno scorso a metà dicembre, quello che ti posso dire è che, ma non perché devo in qualche modo così ingraziarmi, ma perché è la verità, è che ho trovato una società estremamente organizzata, estremamente pronta. Raramente mi è capitato insomma di trovare tante cose al posto giusto, e quindi una società che ha tutto a livello organizzativo e a livello di quello che un allenatore cerca quando va a lavorare in una società, per poter ambire anche a qualcosa di più della B d'eccellenza. Poi dopo l'aspetto economico ovviamente non compete a me analizzarlo. Quello che ti posso dire è che è una società in questo momento, nel panorama che si sente di cose che si sentono in giro, estremamente puntuale anche nell'adempiere le sue insomma, a ciò che deve. Quindi in questo momento la risposta è assolutamente sì, anche con un occhio magari qualcosa in più. Poi è chiaro che per ambire qualcosa in più ci vuole anche una risposta del pubblico, e qui veniamo alla seconda parte della tua domanda. Stiamo migliorando, stiamo cominciando a ottenere interesse maggiore, anche insomma qualcuno che veniva nella vecchia Serie B, ti ricordi quando il presidente era Troncossi, si sta risvegliando, c'è interesse. È chiaro che giocare in un palazzetto da 5.000 posti come il Cattani non aiuta da questo punto di vista, perché anche con 1.000 persone, 1.000-1.200 persone, sembra ovviamente semivuoto, come succede spesso quando si gioca in questi grandi impianti. Gigi, io ti ringrazio, in bocca al lupo innanzitutto per la Coppa Italia, perché sicuramente sarebbe bellissimo partecipare alla Final Four, anche se capisco la trasferta di Ruvo, non so quanti chilometri sono da Faenza, ma immagino almeno 700, non sia proprio, come diciamo a Bologna, una baza. E poi ovviamente ci risentiamo nei prossimi mesi. Grazie, Gigi. Grazie a te, grazie mille a voi.
Siamo arrivati al termine della nostra puntata di Serie B Mon Amour. Grazie per l'attenzione. Noi torniamo tra 7 giorni.